Ci sono libri che ci danno una moderata sensazione di libertà per il loro destino un poco periferico, che li fa restare ai margini delle storie ufficiali scolastiche. Sono libri un po' bastardi, di dubbia legalità domestica e senza discendenti riconosciuti. Sono dei tangheri, dei metti male, dei poco di buono. Sono ambigui insieme di buon umore, in un modo provocatorio. Hanno del canagliesco. È bene che qualsivoglia sensazione di libertà abbia un che di canagliesco. Non occorre rompere lampioni. Si possono fare più canagliate con una ben manipolata sintassi e un lessico furbesco che con le motociclette dilettuose del cinema.